è il simbolo di un antico demone. Oh! Oddio Leo! Oh mio Dio! Cioè, Leo, qual è il punto della situazione? Siamo in pericolo? Non siamo in pericolo? Ci sta seguendo? Vorrei tanto saperlo, guarda, perché già un hacker, cioè, che entra nel computer e ci dice quelle cose che poi alla fine non è nemmeno colpa nostra. Eh beh, noi abbiamo seguito solo delle coordinate che ci ha dato lui. No, ti prego. Okay. Ancora? Esiste un solo modo per sconfiggere il demone. Dovrete ritrovare i 6 pezzi che compongono la sua foto. E attraverso gli indizi dovrete arrivare fino alla fine del gioco. Buona fortuna. Hai parole? No. Chi ha detto? Allora, aspetta, fammi pensare. Allora, ha parlato di 6 pezzi, sì. E di una foto del demone. È quel gioco. Demone Ipos. Esatto. Sì, un gioco dove dobbiamo ritrovare i 6 pezzi, degli indizi. Ora mi spieghi dove ritroviamo questi 6 pezzi, che non abbiamo nemmeno un indizio da dove partire. Cioè, non lo so, io dove guardo? Sotto un cuscino, dietro l'albero. Può essere dovunque. Che diavolo è stato? Tommy? Veniva dal camino. Dammi una mano. Oddio, pazzo! Prego, prendi. No, prendilo te. Io, grazie. Sei il più grande, cioè. Oh mio Dio. Oddio, che cos'è questo ora? Questa penso proprio sia un pezzo del puzzle di questo stupido gioco tipo caccia al tesoro, penso sia una foto. Ecco. E questo è il primo indizio. Mi sa. Un tempo lontano elfi e fate si dissetavano, fino a quando dalla montagna non uscirono fuoco e fiamme a solidificare uomini e animali. Ah, un consiglio ti voglio dare. Un sasso con te devi portare. B. Non ho idea di cosa significhi. Tempo lontano elfi e fate, ma cioè, sembra tipo le storie che ci raccontavano da bambini. Dici che è il luogo. Bisogna andare da qualche parte. Però, cioè, io non conosco nessun posto. Un luogo dove ci sono elfi e fate? Io non so nessun dove posto. Siamo? Nel mondo delle meraviglie? Magari, guarda. Calma, calma, allora aspetta. Ragioniamo. Elfi, fate... Che cos'è? Poi questa espressione... Ah! Cioè, la evidenza per il rosso, cioè, vuol dire che dobbiamo... Cioè, è importante, quindi dobbiamo... Per cosa? Un consiglio ti voglio dare. Un sasso con te devi portare. Secondo me vuol dire che quando arriviamo nel luogo, quando lo troveremo, lì dobbiamo prendere un sasso da portare, perché evidentemente vuole che lo prendiamo perché servirà. Secondo poi anche questa B non la trovo. Ho trovato qualcosa? Nulla. Nulla. Dicono dei posti ma non penso siano quelli, cioè... Aspetta. Io mi ricordo che da bambino spesso io e i miei cugini andavamo a giocare in una specie di fonte, cioè è tipo un parco, ci sono delle strutture strane. Nome? Che si chiama Fonte delle Fate. Ok, potrebbe essere, aspetta. Prova a cercare. Fonte delle Fate. Vado su immagini? Sì, vai su immagini. Esatto, è questo. È questa? Sì, vedi, ci sono queste colonne, tipo, e appunto la leggenda narra che appunto ci vivessero gli elfi e le fate e... Poi, non lo so, monta fuoco, fiamme, non... questo non lo so. Però so per certo che questo è l'unico posto che possiamo collegarlo alle fate che conosco. Okay. Come ci arriviamo? Cioè, a piedi? No, cioè... Chiamo un taxi, aspetta. Tutto, ma a piedi è anche troppo di... Drammatizziamo un po'. Sì, salve, buongiorno, vorrei un taxi. Vieni. È qui il posto che ti dicevo. Sì, arrivederci. Grazie. Guarda, come ti avevo detto? Dove? Ah, ok. Fonte delle fate. Dobbiamo andare di qua. Andiamo. Su. Allora, comunque ricordiamoci che bisogna prendere questo sasso. Ok. Che bisogna portarlo ma con noi. Ma tipo un sasso a caso? C'è scritto? Un mattone? Non lo so, cosa dobbiamo prendere? Penso un sasso normale, comunque. Vabbè, andiamo. Siamo arrivati. Dove stai andando? È di qua. No, è di qua, guarda. Ah, okay. C'è scritto Fonte delle Fate. Dove? Okay. C'è un cartello.
Ora vediamo, Ma è quel cosino lì? Sì, quella è l'unica entrata. Stai scherzando? No, dobbiamo passare da lì sotto. Prego, lei l'onore. Ok. Non so come ci farei a passare te, ma... Oh, guarda, pensavo peggio. Wow. Hai visto? Allora, questa è la fonte delle fate. E sì, si dice che lì dove ci sono quegli archi, insomma, la leggenda narra che qui dentro gli archi delle fate. Ok, ma è un posto troppo gigante, come facciamo a trovare un biglietto? Allora, dobbiamo metterci a guardare e a cercare. Però sarà difficile. Sì, comincia da di là, io vado di qua. Vabbè. Vediamo. Non voglio cascare in acqua. Ah, queste sono le statue? Ok, no, è un po' inquietante. Niente. Io non ho trovato niente qua, te? Neanch'io. Potrebbe essere un problema. Io non so dove guardare. Io. E ora? Che poi potrebbe essere, guarda, potrebbe essere sotto una di queste statue. Ma non possiamo nemmeno entrarci. Esatto, e poi, ma se tipo non si trova un indizio? Dici che tipo il gioco potrebbe finire, tipo abbiamo perso? Ci sta. Tommy! Che? Lo vedi lì? No. Sì. Lì in basso. Dici è quello? È un pezzo, sì, ne sono sicuro. È come... Va di là. Dimmi che è quello, per favore. Aspetta, non ci arrivo. Preso? Ok. Ce l'abbiamo. Oddio. Guarda. È un altro pezzo della foto. E c'è mezzo a faccia. E ecco l'indizio. Leggi. Leggo. La leggenda narra che il loro corno era utilizzato come antidoto per i veleni, ma senza di esso sono semplicemente da cavalcare. Ah, la loro crinia e il loro sterco possono comunque essere utili. E c'è la lettera R. Che vuol dire? Non ne ho idea. Ma comunque ci pensiamo in macchina, perché okay. Adesso dobbiamo ancora finire. Cosa? Questo, ti ricordi? Ah, il sasso. Ah, un consiglio ti voglio dare, un sasso con te devi portare. Ok, allora bisogna solo cercare un sasso. Non sembra così tanto difficile, è pieno di sassi, dai. E comunque penso basti un sasso normale, cioè che comunque sia di questo posto dobbiamo trovato l'altro indizio. Vabbè, almeno sì. E guarda in qua. Sì. Qui c'è là. Wow, io non trovo niente. Questo qui? Da vedere? Sembra anche abbastanza strano e sporco, sì. Più che altro. Penso va di bene, tieni. Grazie, che bel regalo, eh. Prego. Adesso dobbiamo iniziare a riflettere sul nuovo indizio. Ok. Oddio. Ce l'abbiamo fatta. Mai più, questo. No, modo. Esatto. Ok, adesso che abbiamo trovato anche il secondo indizio, dobbiamo decifrarlo. Sì. Allora, la leggenda narra che il loro corno era utilizzato come antidoto per i veleni. Chi è che ha un corno? Gli unicorni. Ma non penso esistano ancora, Applausi. Ma senza di esso sono semplicemente da cavalcare, quindi secondo me stiamo parlando comunque di unicorni, cavalli, insomma, quel genere lì. Sì. Aspetta. Hai notato che ogni lettera ha un triangolo? È dentro un triangolo, è vero. Esatto. Può significare qualcosa? Ti ricordi anche del demone? Sì, per forza, c'entra qualcosa la Trinità, sicuramente. Ah, ok. Spiegami un po'. Non lo so, secondo me alla fine quando avremo trovato tutti gli indizi, questo c'entrerà qualcosa e dovremo fare qualcos'altro. Secondo me non è finita lì poi. Però, tornando al discorso dei cavalli, cioè, hai notato come tutti gli indizi comunque sono abbastanza vicini? Quindi, secondo me, se ora dobbiamo cercare dei cavalli, non possono essere tanto lontani. Fammi pensare... Qua vicino... C'è la fattoria! Sì, lì penso ci siano i cavalli. Sicuro? Sì, sono abbastanza sicuro. Ok, va bene, andiamo.